No, non ci sono novità, nel senso che stiamo procedendo con la predisposizione della documentazione che l'amministrazione ha richiesto. Rimane un progetto strategico per il club, non solo per noi ma per il Milan. È un momento in cui forse investire in questa infrastruttura darebbe un rilancio, uno slancio non solo ai club ma anche alla città di Milano, e riteniamo opportuno che in questo momento si possa arrivare a una decisione. Insomma, l'amministrazione deve esprimersi sul pubblico interesse, e non appena lo farà noi poi proseguiremo nel progetto, che è un po' guidato anche dalla legge sugli stadi, e quindi siamo confidenti che comunque si procederà in tal senso. Ma si potrà arrivare a una soluzione, a un primo passo prima della fine della legislatura consigliare? Ma questo non dipende da noi, dipende molto dall'amministrazione, bisognerebbe magari interpellare il sindaco. Noi ce l'auguriamo, perché più tempo perdiamo e più andiamo in là rispetto all'obiettivo che era quello di avere il nuovo stadio almeno per le Olimpiadi del 2026. Quindi ce lo auguriamo tutti che questa situazione si sblocchi il prima possibile.